Parte da Napoli la scuola della psoriasi, un progetto educativo che si propone di unire diversi specialisti nella gestione globale della malattia che in Italia colpisce circa il 3% della popolazione, oltre 2 milioni di persone. In Campania si registrano almeno 150.000 casi. La nascente scuola si propone di creare un linguaggio comune e condiviso dalle diverse figure professionali allo scopo di educare il paziente a comprendere pienamente la propria malattia e nel contempo creare sinergia tra gli specialisti e le associazioni di pazienti, come la DIPSO. Questa particolare patologia è da considerarsi multiorgano, in cui l'aspetto cutaneo è il più evidente, ma comprende altre condizioni, dall'artrite alla sindrome metabolica a rischio cardiovascolare. Il dermatologo è quindi un medico sentinella che pone la diagnosi e gestisce la malattia per la complessità della patologia, però necessita della collaborazione di altre figure professionali. Ascoltiamo Nicola Balato, professore associato della Clinica Dermatologica dell'Università Federico II di Napoli, e Cataldo Patruno, docente presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia dello stesso Ateneo. L'importanza della scuola di poter creare delle sinergie con medici di medicina generale, con farmacisti, con altri specialisti, in modo da poter fare un percorso condiviso in cui c'è la figura, chiamiamola dominante se vogliamo, proprio del dermatologo, perché per primo è il primo medico che vede la psoriasi, la diagnostica, e riesce a condurre un discorso con altri colleghi. Associa ad una serie di comorbidità, la più importante delle quali è la sindrome metabolica, cioè la possibilità di associare un vero e proprio rischio cardiovascolare che è più frequente nei pazienti con la psoriasi. Pertanto è importante che questi pazienti abbiano un'alimentazione adatta alla propria condizione, e la dieta mediterranea è sicuramente una di quelle che si possono utilizzare, in quanto ricca di alcuni prodotti come i cosiddetti omega 3, che sono in grado di avere un'attività antinfiammatoria e ridurre il rischio cardiovascolare.